Ok, buongiorno a tutti, io sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, e insieme a me oggi Dan Gramza. Good morning Dan, welcome to Rimini. Dan Gramza, leader storico che conoscete, è con noi dal CME e oggi ci parlerà dei nuovi strumenti, i mini micro future che sono disponibili già con il Nasdaq, l'S&P 500, il Dow Jones, li sono disponibili anche sul gold e sull'euro dollaro ed è uno strumento estremamente interessante. Questo ci permetterà appunto di esplorare quelle che sono le opportunità con il trading con questo nuovo strumento. So I just introduced the topic that we're gonna... Okay? And please, you can introduce yourself even if you don't really need it because everybody knows it. Well, hello everyone, good to be with you. We're going to be exploring, if you just heard, some of the micro contracts at the CME. It's a very exciting product. I'd like to show you a little bit more about that. I just need to take up the volume of this because of the just a second. Allora, vado un attimo ad alzare il microfono così potete sentire meglio il microfono di Dan. Che... Close my mouth. Ah, ok. Yeah, I think I did it. Perfetto, allora... Ok, I'm sorry Dan, I just... Okay. Allora, Dan Gramza appunto, trader storico, lui faceva trading già alle grida, lavora da molti anni come formatore e uomo immagine, diciamo così, o trader e formatore per il CME Group di Chicago. So, let's talk about the US CME Group micro contracts. Oggi parleremo dei micro contratti, nuovi micro mini future del CME. What makes them unique is that they are one-tenth the size of a typical e-mini contract. Quello che li rende unici è che sono un decimo esatto della dimensione, della size, della capitalizzazione, del controvalore dei futures, sempre su CME, con la size mini. Quindi sono esattamente un decimo più piccolo. So the impact for you and me is that the capital requirement to do this trade has come down dramatically. Chiaramente quello che a noi conviene come trader è che il capitale che ci richiede per poter fare trading anche lui è sceso ed è un decimo di quello che era prima, quindi sia il controvalore sia il margine. So for example, in the regular e-mini contract, if the margin requirement is $6,000, and if you're not familiar with margin in futures, it is the amount of money that you need to have from your account allocated to each position, long or short. Esatto, allora se pensiamo a un contratto tradizionale future mini, dove ad esempio il margine richiesto è pari a 6.000, se non sapete cos'è il margine è quella quantità di denaro che dobbiamo mettere, margine di garanzia, a garanzia della posizione per poter aprire il trade. Now, in the micro e-mini contract, it goes from $6,000 to $660. So now the capital requirement to hold a futures position is one-tenth the amount. Quindi la richiesta di capitale, la richiesta di margine di garanzia è esattamente un decimo, quindi se prima ci chiedevano con i mini $6,000, adesso ce ne chiedono solo 600, quindi possiamo aprire la posizione con un contratto future micro con un decimo del valore che è pari a $600. So what does that mean for you and me? It means one more thing, that the dollar value of one tick in the e-mini contract is $12.50. In the micro contract, it's $1.25. Quindi il tick di conseguenza, cioè l'incremento minimo dai $12.50 per ogni tick a 1,25, quindi chiaramente è tutto in proporzione, quindi sempre un...
Now, the other powerful aspect of this is that it allows the trader to focus on the strategy, not the money. Questo permette a noi trader di focalizzarci sulla strategia e non sul denaro, perché rimuove, lo vedremo, una componente di ansia, anche psicologica, molto forte. In the last few weeks, we've had volatility in the U.S. stock market. Now, to trade that from a swing trade point of view, it would take about 30 S&P points, which would cost $1,500. Certo, nelle ultime settimane avete visto come sui mercati americani c'è stata tanta volatilità, per circa 30 tick, quindi 30 incrementi minimi di volatilità, e questo significava avere una variabilità intorno ai $500, minima. Diamo per qui sarebbe di 50. Now imagine the trader that is interested in doing a swing trade, which means a trade will go from one day to about 3 weeks, and they look at the cost of 30 points of risk, which is $1,500, and they say to themselves, $1,500 is too much money. Assolutamente. Se pensiamo a un trade di tipo swing, loro per swing trade pensano a un trade multi-day che va da un giorno a un paio di settimane. Dice il rischio era di circa di 30 punti, che sono $1,500. Queste persone potrebbero dire: io non voglio prendere un trade dove lo stop loss, il rischio massimo, è così ampio. So imagine the trader saying $1,500 is too much. I feel comfortable with $500. Allora dice: io $1,500 di rischio potrebbero essere troppi, ma mi troverei benissimo con solo $500. Come posso fare? So at that point, when they say that, they are no longer following the trading strategy. The trading strategy required $1,500 of risk, but they are now taking $500 because they feel comfortable. Quindi il rischio, lo stop loss massimo che detterebbe la strategia è di $1,500, ma tu come trader ti senti solo di rischiare 500. Da quel momento non stai più seguendo il tuo metodo, la tua strategia, perché metti un rischio, uno stop loss molto più piccolo di quello richiesto dalla strategia. Now we know what will happen. They are risking $500, and what will happen is they will get stopped out in the trade, and then the market goes in their favor. Chiaramente, l'abbiamo provato tutti tante volte, uno stop troppo piccolo non fa altro che portare ad essere stoppati fuori dal trade e poi vedere il mercato andare nella tua direzione. Quindi l'insegnamento è che il livello di rischio richiesto dalla strategia, quindi lo stop, deve essere assolutamente rispettato. So what they were doing is they were trading the money, not the strategy. Assolutamente, lui dice: a quel punto voi non state più, noi non stiamo più tradando la strategia, ma stiamo tradando il nostro capitale, perché è quello che non ci consente di mettere uno stop loss corretto per quella strategia, per quella posizione. Now what's interesting about this, the micro contract, well, here's what it allows us to do. Instead of having $1,500 of risk, it is $150 of risk. It becomes much smaller. Esatto, quello che ci consente il mini micro, quello nuovo, il micro contratto, che è un decimo, dicevamo, di quello regolare, è che da $1,500 di rischio scendiamo a 150, quindi addirittura meno di quello che possiamo permettere. So now, with $150 representing the entire risk for that strategy, they are now following the strategy. You can also buy 3 contracts to arrive at the 500. If you wanted to do that, that's right, you could buy 10 contracts. Yeah, because his risk was 500, that's so it can go up to 450. If you wanted and that's it's another correct. Possibility. And still, yes. Okay. Allora dice: non solo posso rischiare i $150 del mini micro, ma siccome il mio rischio mentale era di 500, posso comprarne 3 e arrivare a 450, che è una posizione assolutamente confortevole. So that means if the trader now is going to risk $150, they feel comfortable.
A questo punto il trader si sente in assoluto conforto e quindi di nuovo comincia finalmente a tradare la strategia e non le sue possibilità. So they feel comfortable, they are risking the proper amount of money of risk, so their probability of increasing successful trades goes up dramatically. Esatto, la probabilità che il trade vada a buon fine nel momento in cui tu segui la strategia riflette quella della strategia, ma rispetto a prima dove non la seguivamo sale tantissimo, perché ripeto, deviare dalla strategia è quello che ci frega. So for this trader that now follows their trading strategy, and as they become more comfortable and more successful, they may decide to trade the larger futures contract. Quindi a poco a questo stesso trader, facendo più trade che rimangono nella strategia, potrà arrivare un giorno a tradare in modo confortevole anche la size più grande, ma ci arriva col tempo. Here's what's also interesting about this idea of a micro contract. This started for the indexes, it started May 6th. Allora, i mini micro per gli indici, quindi parliamo di Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, sono iniziati anche il Russell il 6 maggio, quindi sono nuovissimi. Tra l'altro, con diretta è partita una porzione adesso per tutta l'estate che vi permette di tradarli con le commissioni dimezzate, cioè solo un $1.50 di commissione. Questo è una cosa assolutamente interessante, però c'è un però. Since it started trading, they have traded 14 million contracts. Da quando hanno iniziato il 6 maggio, quindi in poco più di un mese, hanno già tradato come volume 14 milioni di pezzi. Quindi per uno strumento nuovo è assolutamente un numero che a livello di liquidità ci rende tranquilli. So what does that mean for you and me as a trader? It means that it's liquid. It means that we can easily buy and sell this contract, this new contract, with no problem. Esatto, questo significa che essendoci liquidità possiamo senza problemi comprare e vendere nel mercato questo contratto, perché la liquidità sappiamo è essenziale. Tra l'altro, no, I just wanna show the guys that ho messo qua anche il micro dell'euro-dollaro, che vedete ha la stessa liquidità, è uno di questi ma non lo riconoscete se non sapete il ticker. Vi sfido dalla liquidità a riconoscere qual è il micro, perché la liquidità è veramente pari a quella dei contratti grandi. Ce n'è uno solo qua di micro, quindi per capire che a livello di liquidità sono partiti e hanno già un successo enorme. Poi dopo lo vediamo nel dettaglio. So it means that the CME has created a product that people wanted to trade and they are trading. Esatto, quello che significa è che CME ha creato un prodotto che la gente voleva tradare, aveva bisogno di tradare, perché in un attimo ha avuto già un successo enorme e questo è una cosa estremamente positiva. You know, many people think because this is a CME group and they are in Chicago that most of the trading happens in the United States. But if you look at Sì, sì, dice il CME di Chicago. Allora molti pensano, siccome il prodotto è del CME, il trading lo fanno solo negli Stati Uniti. In realtà... Now, to give you an example, last year, the volume of trades in the Asia market time zone increased 30%. Ad esempio, pensate che l'anno scorso, 2018, tutto il volume che viene negli orari asiatici, quindi quando qua è notte per capirci, è aumentato del 30%. Quindi a riprova del fatto che in realtà il CME è veramente un mercato globale. The volume of trade in your time zone, in Europe, increased 36%. Nella nostra time zone, quindi quando è giorno qui da noi, quella europea, l'anno scorso c'è stato un incremento dei volumi del 36%. So we have a market that requires less capital, and we have a market that allows us to trade the trading strategy, and it's liquid. 24 hours a day. Allora, il mercato ci permette di trarre la nostra strategia perché adesso la size si è ridotta e siamo più confortevoli. È liquido e
muovendosi nelle differenti time zone ci permette di fare trading, noi lo sappiamo, virtualmente 24 ore, o meglio negli orari in cui siamo più confortevoli. So just one more idea and then we will look at some live markets. A 24-hour market in the stock indexes allows you to trade the stock market in the United States before the stock market opens or after the stock market closes. Allora, scusate che adesso poi facciamo vedere i grafici, quindi ho chiesto a Cristina di darci una mano nel mostrarli. Diceva, ma è quello che noi facciamo sempre in Europa, cioè il fatto che quando la dormono negli Stati Uniti, noi iniziamo a tradare i loro orari, o scusate, i loro mercati nei nostri orari, quindi con l'influenza del DAX, con l'influenza dello stocks, eccetera, eccetera, e questo può avvenire addirittura già dagli orari dell'Asia. Quindi il fatto, io mi ricordo già, parlo con loro che sono colleghi e amici, già 10 anni fa secondo me la mattina erano un po' meno liquidi, no? Adesso si vede che il CME ha proprio aumentato tanto la liquidità. I was telling that it's true what you say, because I remember that more or less 10 years ago the liquidity wasn't like it is now. Correct. And we used to start trading the CME future in the afternoon, but now it is true that you can do it all day, also in us also, and it's great. Exactly. And it's great. Exactly. It truly has changed. So we have talked about micro indexes. We are going to look at micro metals. You trade gold. Micro gold is another product. Micro currencies. Ecco, la cosa bella è che hanno fatto anche il micro gold, che tra l'altro è quello che ho messo qui, ci sono le micro currencies, quindi le coppie valutarie, che rispondono allo stesso principio, quindi questa potenza, versatilità si riproduce poi anche e sulle currency, cioè sulle valute. And director, you have these markets. Sì, perché è quello che abbiamo messo qui. Quindi I show which one it is. Il micro gold è questo qua. Guardate la liquidità del micro gold e comparatela con la liquidità degli altri. Lo vedete dal book, i numeri sono assolutamente analoghi. Questo è l'S&P 500 normale, questo è il Nasdaq, questo è il micro euro FX, questo è il Japanese Yen e questo è il micro gold. Come vedete, a livello di liquidità, I'm talking about the liquidity, and you can see it from the DOM that is present. And it's just like the big one, more or less. Yes, yes. So we look at some markets, so we look at the currency. Or... So Cristina's going to help us, and we're going to see the markets. And look at a Japanese candle chart of, how about the first one? Japanese yen. Yes. Allora, Japanese yen, let's see here. Okay, this is a 5-minute chart. Is it okay or you want a daily? Let's look at a daily chart. Okay, vediamo il daily. Okay. And let's spread it apart. Aspetta che su un minuto, vai su un minuto. Yeah, that's not a daily. Okay, we got the daily. Okay. Allora, daily Japanese yen, okay? Zoom in. Can we zoom in? Facciamo zoom dentro, okay? Okay. Grazie. Okay. So we have Japanese yen. This is Japanese yen giornaliero, okay? And what's interesting about Japanese yen is the behavior of this market globally. La cosa interessante del Japanese yen è il comportamento di questo mercato a livello globale. It's to be used as a reserve currency. It's also a part of what we refer to as a carry trade. So the dynamics of Japanese yen is different than what you and I will see with the euro. Allora, siccome è usata come valuta di riserva e poi lo sapete, usata anche per i carry trade, la dinamica del Japanese yen è molto diversa dalle dinamiche degli altri mercati. From the way I look at these candle charts, if it's green, it represents buyers to me. Ok, allora lo diciamo anche per le persone che stanno iniziando, il modo con cui Dan guarda le candlestick
è che se la candela come questa è verde significa dei compratori nel mercato. If it's red, it represents sellers. Se chiaramente la candela è red e rossa significa che ci sono più venditori. If you see a line on the bottom, a shadow, that represents buying. Certo, se c'è una shadow, uno stoppino sotto, vuol dire che ci sono i compratori, perché ha tentato di scendere ed ha recuperato. Invece la shadow sopra la candela significa dei venditori, perché hanno tentato di salire e hanno respinto in basso il prezzo. So let's go back a few days ago. We saw a big move in Japanese yen. Allora andiamo indietro di qualche giorno, questo è un daily, c'è stato un grande movimento verso l'alto del Japanese yen. What you see here are shadows on the top and shadows on the low. E se vedete ci sono le shadow sia sopra che sotto, che rappresentano quelle sopra dei venditori, quelle sotto dei compratori. So it is very neutral, the market. It is waiting for information. In questo momento, signori, il mercato è molto neutro, sta aspettando qualche informazione per potersi muovere. The bias for this market is to go higher. Anche se è squilibrato verso la positività, perché c'è stata appena la mossa, quella grande, verso l'alto verde. Quindi c'è un momento di neutralità con un piccolo bias, con un piccolo squilibrio verso l'alto. This large green candle I call a benchmark candle. Questa candela verde grande la chiamiamo benchmark, cioè la candela di riferimento. There's two things that you look at in a benchmark candle.